ambiente lavorativo diffuso, fluido e mai vincolante, che realizza uno spazio di lavoro funzionale, flessibile e colorato. È questo l'innovativo concept del progetto di riqualificazione della nuova sede AXA Assicurazioni a Roma, realizzato dallo studio di progettazione Tetris Design and Build, specialista europeo in progettazione e realizzazione chiavi in mano nel settore commerciale. AXA Assicurazioni voleva unificare tutte le sedi di Roma in un unico spazio. Questa sede era la sede di proprietà e quindi abbiamo pensato di ristrutturarla per unificare tutti i dipendenti residenti in questa città. Il progetto è stato una gara fra delle compagnie di progettazione italiane, è stato vinto da Tetris e AXA ci aveva richiamato per la loro sede di Roma. La prima cosa che abbiamo fatto era quella di intervenire sull'involucro, quindi cambiare completamente quello che è stato l'involucro e dare anche allo spazio una sensazione diversa, quindi creare delle corti interne a questo spazio perché tutti potessero comunicare, tutti potessero interagire e tutti potessero vedere. Quello che abbiamo fatto prima di intervenire anche sulla ristrutturazione dell'edificio è stato quello di capire AXA come lavorava, quello che erano gli obiettivi che voleva raggiungere e siamo stati ad analizzare come loro usavano il loro spazio di lavoro per una settimana con dei nostri colleghi che sono specialisti sul time monitoring delle postazioni di lavoro. Abbiamo iniziato immaginando di realizzare spazi in open space, abbandonando un po' l'idea della scrivania e dello spazio, diciamo, personalizzato. Quindi in qualche modo siamo andati a progettare una sede che ospitasse i dipendenti, mettendoli nelle condizioni di lavorare in modalità diverse. Quindi la nuova sede è stata studiata per avere spazi in open space, quindi in smart space. Questo per consentire ai nostri dipendenti comunque di avere la possibilità di maggiore condivisione tra di loro e avere anche la possibilità comunque di lavorare da remoto. Una cosa che abbiamo cercato di fare in questo spazio era quello di creare degli ambienti dove le persone potevano lavorare che erano più vicine all'ambiente domestico. Questo per anche nello stesso tempo per creare degli ambienti diversi in cui le persone vanno a prendere delle posture diverse di lavoro. Perché è molto importante che uno nella giornata lavorativa cambi la sua postura, cambi dalla seduta, avere una poltrona, avere uno sgabello, a rimanere in piedi anche durante la riunione. In questi spazi si è cercato di creare del calore perché uno si sentisse anche non nell'ambiente lavorativo, ma in un ambiente domestico. La combinazione di colori e materiali ha reso gli ambienti lavorativi accoglienti e vivaci, distinguendo spazi e funzioni e favorendo l'interazione e lo scambio. Alla base del progetto di riqualificazione, l'ottimizzazione energetica dell'involucro edilizio, che ha puntato alla certificazione LEED. Per dare questo effetto di familiare, questo effetto di non ufficio, ma per creare degli ambienti più confortevoli, abbiamo puntato sulla scelta di materiali, quali per esempio questo grass effetto legno per le aree di ristoro della mensa che sono state create nell'edificio. Abbiamo scelto questo grass perché ci garantiva delle alte prestazioni a livello calpestio e anche perché ha questo trattamento particolare antibatterico che per una mensa è un grosso raggiunto, oltre al valore estetico intrinseco. Inoltre tutta la scelta dei materiali è stata anche guidata dall'ottenimento della certificazione LEED. Per ottenere questa certificazione abbiamo dovuto scegliere dei materiali che avessero un alto contenuto di materiali riciclati e che avessero una regionalità, quindi che non provenissero da stati esteri ma che fossero stati prodotti in Italia nel più breve raggio possibile. E così la scelta è stata ricaduta sulle ceramiche Lea che ci garantivano tutte queste caratteristiche. Anche per gli ingressi abbiamo ricercato questo materiale che avesse un effetto di pregio, questo effetto marmo, e che avesse delle caratteristiche ottime dal punto di vista tecnico, visto il grande afflusso per i quasi 500 dipendenti che vi transitano ogni giorno, oltre ai visitatori.
L'accurato space planning condotto da Tetris Design and Build ha portato alla precisa definizione dei flussi lavorativi, permettendo la pianificazione degli spazi user-friendly. Questo progetto ha permesso di massimizzare la produttività, offrendo allo stesso tempo ai nostri dipendenti gli spazi lavorativi più accoglienti, dove è più piacevole lavorare.